migliorerà la vita in maniera radicale. Da mese di dicembre fino al mese di febbraio invieremo a casa 3.300.000 nostri concittadini cronici una lettera in cui verrà indicato alcune figure sanitarie, quindi o i medici di medicina generale o strutture ospedaliere o strutture sociosanitarie che si sono candidati a prenderli in carico. E questo vuol dire azzerare le liste d'attesa, avere una realtà che non solo annualmente, quindi dopo aver ricevuto la lettera, aver contattato la figura prescelta, si realizzerà un piano assistenziale individuale, cioè personalizzerà il percorso di cura, ma lo accompagnerà lungo tutto il percorso dell'anno, quindi con delle telefonate, con delle verifiche di telemedicina. Il paziente non sarà più solo, non dovrà far più le code per le liste d'attesa, non dovrà recarsi al pronto soccorso perché non ha nessuno con cui confrontarsi, migliorerà radicalmente la vita. La gestione associata è già tutto a posto? Ci sono delle procedure da fare? No, adesso noi le cooperative di medici e medicina generale hanno ricevuto l'elenco dei gestori e degli erogatori, li sceglieranno, ma questo è un percorso che è assolutamente sempre aperto, secondo le esigenze del singolo paziente si potranno anche attivare altre convenzioni. Quindi il tema della libertà di scelta, cioè di collocare il paziente all'interno di strutture che lui ritiene di fiducia, è assolutamente preservato e garantito, ma a questo uniremo il fatto che le strutture si impegnano a fargli fare le visite secondo i suoi bisogni e quindi non ci sarà più per un paziente cronico che aderirà il dover attendere 6 mesi, un anno e mezzo per fare un esame ambulatoriale o un esame di qualunque tipo legato alla sua patologia.